Le immagini che ora vedrete sono la nostra consueta rubrica The Making of, la nascita davanti alle telecamere di un'opera d'arte affidata al racconto dello stesso artista. Ma queste riprese assumono un valore speciale. Sono state girate in un atelier d'arte aquilano prima del terremoto. Abbiamo deciso allora di far precedere il nostro servizio dalle parole dello stesso artista, che ci racconta qual è stata la sua sorte e quella dell'atelier dopo la terribile prova. Adesso sono veramente straziato perché la mia piccola Salisburgo d'Europa è crollata. Io non so il mio studio che fino ha fatto, perché la protezione civile non mi ha fatto entrare nella città. E la mia casa è distrutta, però non so adesso, sono disperato perché se non vedo lo studio e se non vedo che cosa è successo, sono disperato. Sono un istintivo. Sono io a 16 anni. È il chiodo fisso che abbiamo e non ci sappiamo liberare. C'era il bar dei poveri a Roma, via del Babuino, e lì incontrai Rotella. La notte andavamo a staccare questi manifesti perché era proibito. Ho conosciuto Rauschenberg, che mi diceva con Manzoni, mi regalò Merda d'artista, che poi la regalai a un altro, conoscevo. Gesso di Bologna, colla di coniglio, faccio l'impasto e la preparo, perché se davvero queste preparate mi ripugnano. Queste terre sono fighimenti, c'è il racconto delle mie terre, vedere queste terre mosse, diventare un altro colore. L'azzurro che ricorda questi spazi infiniti, queste forme sono infinite, sono infinite. Le carte sono antiche perché, ecco, la lezione di Rauschenberg. C'è l'ascesa, proprio c'è il volo di queste penne, di questi colori, un omaggio a Vedova, a Burri, gli angeli di Licini. Butto i colori casualmente, sembra, invece no, è tutto dentro di me, è tutto dentro di me. Per me questo è finito. Già si sta asciugando, guarda che azzurro che sta venendo fuori. Di figurativo non c'è niente. Ecco il concetto dell'angelo. Vola.